a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi scopriamo le creazioni con l'accaldo che ho fatto con voi nella live di ieri. Vabbè, quando vedrete questo video sarà già, penso, l'altro ieri. In realtà non le ho proprio fatte con voi perché ho fatto solamente gli sticker e purtroppo quegli sticker che abbiamo fatto insieme sono stati un disastro e li ho dovuti buttare perché mi ero dimenticato che con la colla a caldo devo utilizzare la plastificatrice, perché se utilizzo lo scotch gli sticker fanno questa cosa. E quindi li ho dovuti buttare, purtroppo li ho dovuti ristampare. Questo scopriamo le creazioni in colla a caldo è a tema ed è a tema La Bella e la Bestia. Prima di iniziare a scoprire le creazioni, vi lascio nella i qui che abbiamo sopra un sondaggio perché, visto che ho considerato che finalmente posso fare le live anche io dal cellulare, mi piacerebbe appunto fare delle live fisse con voi alcuni giorni della settimana. Iniziamo magari con uno solamente e quindi vi lascio sia i giorni che magari preferite, e gli orari saranno sempre dopo le 7, quindi vi lascio magari i giorni in cui sono disponibile. Voi scegliete un giorno solamente della settimana in cui fare le live. Iniziamo subito da quelle che non sono con gli sticker, ma queste qui, e ho voluto provare questo stampino anche con la colla a caldo. Meraviglia! Bellissimo, però esce tipo tutto, non lo potete sentire ovviamente, però esce tutto zigrinato, diciamo, ecco, con questa texture che c'è qui. Con la resina esce sbrilluccicoso, con la colla a caldo un po' meno, ecco perché ho voluto utilizzare quella con i brillantini, in modo che comunque si abbia, insomma, lo stesso effetto. E poi ho fatto anche quest'altro fiocco qui, che è molto carino. Però diciamo che non mi sono stata ferma con le mani e quindi l'ho un po' rovinato di qua. Poi altra creazione che non è con gli sticker e sono queste. Potevo non realizzare la tazzina con la teiera, che mi sanno molto di della Bella e la Bestia, e quindi la tazzina molto carina, questa qui. E poi sicuramente vado a rifinire il tutto proprio facendola assomigliare alla tazzina della Bella e la Bestia. E poi, io però non mi ricordo i nomi. E poi abbiamo anche la teiera, che è la mamma della tazzina, anche se dovrebbe essere un po' più grande la teiera rispetto alla tazzina, però va bene lo stesso. Poi, come sempre, le decorerò e vi metterò la foto su Instagram. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, mi trovate sempre come Ariali Creation, perché lì pubblico abbastanza cose rispetto a Facebook, mi piace di più Instagram. E poi abbiamo questa che mi faceva pensare un po' al non mi ricordo come si chiama. Comunque vi metto le foto da qualche parte nel video, così vi faccio capire che cosa avevo in mente di realizzare. Anche questo devo colorarlo, però diciamo che assomiglia solamente al personaggio della Bella e la Bestia. Poi passiamo a quelle con gli sticker e abbiamo questa bellissima, appunto bella e stupenda. L'ho fatta con quella trasparente e poi ci ho messo i glitter gialli per ricamare un po' appunto lo sticker. Questi sticker sono fantastici. Mi chiedete sempre dove li prendo. Io li prendo sempre da Pinterest e qualche volta da Google Immagini, però molto raramente. Poi questo, che era già a cuore, a forma di cuore. Guardate che bello! Bello con la bestia, stupendo. E poi abbiamo quest'altro, che è quello blu. Ci ho messo appunto la tazzina. Guardate che carina! Molto, molto carina. Sì, mi piace. Passiamo a questo. Bellissimo. Tra l'altro, nello stampo c'era qualche brillantino e quindi sono rimasti un po' appunto anche nella colla a caldo. Bellissimo. Sempre bello. E la bestia che le dona una rosa. Stupendo. Bello, bello, bello. Questo ovviamente poi ci faccio dei ciondoli o magari dei portachiavi. Poi questa che già se n'è venuta via. No, bellissima. Anche qui c'erano dei brillantini e sono andati sulla creazione. Vabbè, questa anche è da rifinire tutta, perché come le altre pure. Questa è stupenda. È un po' sottile, forse ci farò un altro strato, però bellissimo. Sì, approvata. Poi abbiamo questi qua rettangolari, che sapete che è uno stampo che adoro. Ah, a proposito, ho appena comprato degli altri stampi, quindi non vedo l'ora che arrivino. Non vedo l'ora, cioè AliExpress è una parola grossa perché ci metterà tipo una vita, però non vedo l'ora. Vabbè.
Allora, questo che carino. Allora abbiamo Lumière, che è l'unico nome che mi ricordo, e la teiera appunto con la tazzina. Ecco, questo era l'orologio che volevo riprendere con questa creazione qui. Vabbè, più o meno l'idea era giusta ed è veramente molto carina. Poi abbiamo questo che è bel, questo è proprio del film appunto che sta uscendo nelle sale, carissimo. Poi abbiamo, allora ovviamente non metterà mai a fuoco, però vi assicuro che questo è uno spartito con delle note. E poi abbiamo appunto Belle e la bestia che stanno danzando e poi si vede appunto la sala del palazzo dove appunto avviene il ballo ed è bellissimo. Queste canzoni sono uscite veramente belle finalmente. Dopo averci messo tipo un giorno intero perché gli sticker vecchi si sono tipo distrutti, sono contentissima. Che bella! Questa è stupenda. Anche gli sfondi sono azzeccati, eh? Il giallo mi fa pensare appunto a Belle, quindi questa è veramente veramente bella. E poi vediamo le ultime tre. E sono questa. Carina! Bella con la tazzina. No, che carina. Oddio, questo bianco non è che mi fa impazzire, però diciamo che comunque non riuscivo in nessun modo a tagliare lo sticker. Quindi ho cercato comunque dietro di ricreare il bianco per, diciamo, mimetizzare lo sticker, ma a quanto pare non ce l'ho fatta. Vabbè, fa niente. Questa con Lumière, questa fa veramente schifo. Forse dovevo farci lo sfondo bianco perché fa veramente schifo. Sì, non sapevo come fare a tagliare Lumière e quindi questa fa schifo. E finiamo con questa che dovrebbe essere la tazzina con la mamma. Oh, che meraviglia! Ecco, questa sono riuscita a farlo a mimetizzare meglio lo sfondo. Carina! Questa è veramente, veramente bella. Queste qui sono le creazioni che ho fatto con la colla a caldo a tema La Bella e la Bestia. Adoro particolarmente questa. Mi piace anche questa. Dove sta? Questa. E anche questa. È veramente, veramente bella. Fatemi sapere, come sempre, giù nei commenti qual è la creazione che vi è piaciuta di più. Mi raccomando, vi ricordo sempre di rispondere al sondaggio per il giorno della settimana in cui preferite la live. Lasciatemi tanti mi piace. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi per non perdere tutti quanti gli altri video. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Fate bravi, eh! Ciao!